Entriamo ora nel vivo della materia e andiamo nella Firenze del Rinascimento, che era quasi una moderna città-stato, retta da libere istituzioni e tra le più ricche città d'Europa, grazie ad una fiorente attività commerciale e industriale. Tra le più potenti e ricche famiglie fiorentine, accanto ai Pitti, ai Rucellai e ai Pazzi, c'è quella dei Medici, destinati a diventare i nuovi signori di Firenze, con a capo Cosimo, poi detto il Vecchio, che ancora come privato cittadino si fece mecenate di artisti, umanisti e letterati. Suo padre era il fondatore della Banca Medicea. In questi anni Firenze divenne il centro artistico più evoluto d'Europa, dove si operò una vera e propria rivoluzione del linguaggio. Primo grande architetto rinascimentale, nato e morto a Firenze, fu Filippo Brunelleschi, figlio di un notaio e appartenente alla sfera sociale borghese. Sulla sua formazione non ci sono molte notizie, ma fece domanda per essere ammesso come orafo all'arte della seta. Il suo primo lavoro documentato risale al 1399 circa, quando lavorò a delle figure per l'altare d'argento di San Jacopo nel Duomo di Pistoia. Nel 1400 ci fu una terribile epidemia di peste a Firenze e l'anno seguente, per propiziarsi la grazia divina, l'arte dei mercanti decise di finanziare la decorazione della seconda porta bronzea del battistero di San Giovanni. La prima è quella famosa realizzata da Andrea Pisano. Fu indetto un concorso e il bando prevedeva che ogni candidato forgiasse una formella raffigurante il sacrificio di Isacco, episodio simbolo della salvezza insperata. Dei 7 artisti che parteciparono, solo Lorenzo Ghiberti e Filippo Brunelleschi vennero selezionati per la scelta finale. L'episodio, ricordiamolo, è tratto dalla Genesi. Dio mise alla prova Abramo, chiedendogli di immolare il suo unico amato figlio Isacco, su di un monte da lui indicato. I testi ebraici esaltano l'obbedienza piena di fede del patriarca. Mentre Abramo sta per sacrificare il figlio, un angelo mandato da Dio interviene e lo ferma e appare come vittima alternativa un ariete. Quindi nel brano si vedeva soprattutto un esempio insigne di liberazione, perché Isacco sfugge al sacrificio, ma l'ariete reintroduce l'idea del sacrificio. Liberazione e sacrificio sono due temi strettamente legati e concorrono ad esprimere il mistero fondamentale del cristianesimo. Inoltre, il sacrificio di Isacco è l'esempio stesso del sacrificio perfetto. Secondo la letteratura patristica, Abramo acconsentì al sacrificio affinché anche Dio acconsentisse, a favore della sua discendenza, a consegnare in sacrificio il proprio figlio amato e unico per la nostra redenzione. Dunque il sacrificio di Isacco come prefigurazione del sacrificio di Cristo. Chiudiamo il discorso sul significato religioso e analizziamo le due formelle. Quella del Ghiberti è fusa in un pezzo unico, tranne il corpo di Isacco e il braccio di Abramo. La composizione sembra divisa in due da una porzione di roccia diagonale, sulla cui sommità si trova l'ariete, ma in realtà un elemento unificante. A destra la scena dell'imminente sacrificio, con Isacco inginocchiato su un altare, e l'angelo che scende dal cielo. In basso a sinistra stanno l'asino e i due servi che parlano fra loro, ignari dei fatti, con i quali Abramo e Isacco avevano viaggiato per raggiungere il luogo del sacrificio. Quest'opera presenta già alcune novità. Infatti abbiamo caratteri ancora trecenteschi nei suggerimenti ambientali, le rocce schematiche, ma anche un nuovo gusto naturalistico e per la prima volta un richiamo alla scultura classica. Se vedete bene, il busto di Isacco sembra quello di un satiro antico. Inoltre è nuovo il modellato delle figure. I volumi sono lievemente aggettanti, cioè non si staccano pienamente dal fondo, e si offrono così ai frequenti passaggi dalla luce all'ombra, specie nelle pieghe ondulate delle vesti. Quindi abbiamo un effetto non plastico, ma pittorico. Il plasticismo, per chi non ha mai studiato arte, è la ricerca di effetti di rilievo, volume e profondità. In questa formella abbiamo ancora una composizione ordinata su di un unico piano e prevale un senso ritmico. I dettagli sono curatissimi. Ghiberti ha lavorato in modo fine e diligente, essendosi tra l'altro formato in una bottega di orificeria. Passiamo ora alla formella del Brunelleschi. La prima differenza è nella fusione, in quanto questa non è fusa in un unico pezzo come la precedente, ma sono 7 piccoli blocchi saldati insieme, e questo sicuramente comporta un maggior impiego di materiale e quindi un costo più elevato. La seconda differenza è che qui c'è un'atmosfera più drammatica. Abramo afferra il collo del figlio e il coltello è proprio sulla sua gola, mentre l'angelo, animato da un volo precipitoso, afferra a sua volta saldamente il braccio di Abramo.
Anche i volti dei tre protagonisti esprimono il dramma. Vivono con sentimenti umani un'azione voluta da un ordine divino. Qui la natura passa in secondo piano. Nell'albero, da immaginarsi in lontananza prospettica, abbiamo echi giotteschi. Invece, disinteressati all'evento, sono l'asino e i due servi, intenti in azioni banali. Le figure, inoltre, escono fuori dalla cornice e si proiettano nello spazio esterno, rivelando già una nuova sensibilità artistica, il rapporto con lo spazio, appunto. Nel servo di sinistra, seduto mentre si toglie una spina dal piede, c'è una colta citazione dello spinario, un bronzo ellenistico di cui esiste una copia romana in marmo nella Galleria degli Uffizi. Per quel che riguarda la vittoria di questo concorso, si tende a pensare che sia stata assegnata subito a Ghiberti, come egli stesso scrive nei suoi commentari. Probabilmente la vittoria andò a lui anche per il fatto che aveva realizzato la formella con minor costo, fondendola, come abbiamo detto, in un unico pezzo. Però abbiamo anche una versione diversa, tramandataci da Antonio Manetti, biografo di Brunelleschi, il quale sostiene che la giuria, non riuscendo a prendere una decisione, arrivò ad un compromesso, affidando ad entrambi la realizzazione dell'opera. Però Brunelleschi si rifiutò di collaborare con Ghiberti, sentendo che la sua arte era troppo diversa, incompatibile con quella del rivale, e dunque lasciò Ghiberti un unico vincitore. Comunque siano andate le cose, Brunelleschi ebbe la sua rivincita con la cupola di Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Brunelleschi nel frattempo aveva sviluppato interessi matematici e dal 1402 comincia a frequentare Roma per studiare l'antico e l'architettura. E spesso lo accompagna l'amico Donatello. L'attività di architetto del Brunelleschi comincia proprio con la presentazione del modello per la cupola del Duomo, da innalzare sul tamburo ottagonale dell'edificio trecentesco. Nel 1418, infatti, l'arte della lana aveva bandito il concorso per questo progetto. La cupola non era stata ancora realizzata per le difficoltà tecniche. Infatti, l'altezza e l'ampiezza della struttura non permettevano l'utilizzo dei tradizionali sistemi di impalcatura. Al concorso, ancora una volta, partecipò pure il Ghiberti e, ironia della sorte, vinsero ex aequo. Però Brunelleschi aveva maggiori capacità tecniche specifiche e ciò lo dimostrò ad un certo punto fingendosi malato. La sua assenza mise in luce l'inadeguatezza del collega allo svolgimento di una tale impresa. Così dal 1423 Brunelleschi risulta essere unico inventore e governatore della cupola e riuscì a risolvere i problemi tecnici. Evitò l'uso delle armature da terra impiegando ponti sospesi e realizzò due calotte, una esterna e una interna, disponendo i mattoni a spina di pesce, come Brunelleschi aveva imparato osservando gli edifici romani antichi. Questa tecnica rese la struttura muraria autoportante, cioè aveva un tale equilibrio statico che si poterono innalzare le pareti senza bisogno di sostegni e appoggi. La doppia calotta è una soluzione adottata per suddividere l'ingente peso della struttura muraria e per differenziare la forma dell'intradosso, che doveva accordarsi e concludere lo spazio interno, da quella dell'estradosso. La divisione in otto spicchi ne consentiva il diretto inserimento sul preesistente tamburo ottagonale. Inoltre Brunelleschi diede alla cupola la forma gotica, non solo per l'uso dei costoloni che tengono unite le singole vere trapezoidali, ma anche per il sesto acuto. Questo sia perché la minore inclinazione delle pareti facilitava l'opera di elevazione, sia perché lo sviluppo verticale della cupola compensava lo sviluppo longitudinale della chiesa e quindi si è trovato il modo di accordare, armonizzare la struttura antica con quella nuova. Abbiamo quindi una prospettiva unitaria in cui non sono state alterate le proporzioni del complesso. Risultava inoltre un senso di magnificenza e di dominio della cupola sulla città. Ne risultava di conseguenza, simbolicamente, anche il dominio della potentissima corporazione dell'arte della lana, che aveva commissionato i lavori. Nel 1438, con un successivo intervento, Brunelleschi perfezionò il suo lavoro, aggiungendo fra le cappelle maggiori quattro piccole tribune coperte da semicupole, addossate al tamburo in modo tale da mediare il passaggio alla gran massa della cupola. In cima troviamo una lanterna, disegnata sempre da Brunelleschi, il cui modello fu approvato nel 1436. La lanterna ha forma di tempietto circolare, con alte finestre ad arco, divise da pilastrini corinzi e contrafforti con raccordo a voluta. E oltre ad una funzione estetica, faceva da perno a tutto il sistema,
essendo elemento di consolidamento dei costoloni e delle vele sottostanti. Era anche una soluzione per la statica della struttura, quindi. In cima alla lanterna c'è una sfera di bronzo dorato con sopra una croce, che fu realizzata da Andrea del Verrocchio. Negli stessi anni in cui Brunelleschi era impegnato a dirigere i lavori della cupola, si dedicava anche ad altre opere, nelle quali cercava di esprimere compiutamente la sua nuova concezione architettonica, basata sui principi della visione prospettico-spaziale, che aveva già sperimentato, intorno al 1413, con delle tavolette prospettiche, andate perdute. Su queste tavolette aveva dipinto le vedute del battistero di Piazza della Signoria, con gli edifici disposti secondo la prospettiva lineare. In quella con il battistero, dipinto dall'interno del portale di Santa Maria del Fiore, praticò un piccolo foro all'altezza del punto di fuga. L'osservatore che si fosse collocato come lui all'interno del portale del Duomo, tenendo in una mano il dipinto rivolto verso l'esterno e nell'altra uno specchio rivolto in direzione della tavola, avvicinando l'occhio al piccolo foro, non sarebbe stato in grado di distinguere tra la realtà e l'immagine in prospettiva, anche perché sulla tavoletta al posto del cielo Brunelleschi aveva messo un pezzo di argento brunito che rifletteva i cambiamenti di intensità della luce. Poi ripeté l'esperimento con la seconda tavola. Secondo la tradizione, queste tavole suscitarono un grande interesse fra gli artisti del tempo, perché in esse già si affermava il principio su cui si basò tutta l'arte brunelleschiana e rinascimentale, cioè l'isolamento e la chiara determinazione volumetrica dei corpi nel loro inserimento in uno spazio reale. Questa nuova concezione architettonica ebbe una sua prima applicazione pratica nella loggia dell'Ospedale degli Innocenti, costruita tra il 1421 e il 24. È un porticato con arcate a piano centro, cioè a tutto sesto, che corre lungo tutto il prospetto dell'edificio. I lavori per la ristrutturazione dell'ospedale furono lunghi, durarono dal 1419 al 1444. Cos'era questo edificio? Era un ospedale, appunto, dove venivano accolti i neonati abbandonati dai genitori. Il neonato veniva lasciato nottetempo su una specie di finestra girevole, chiamata ruota, che appunto ruotando portava il piccolo all'interno dell'edificio e così i genitori rimanevano anonimi. I bambini crescevano lì, diventava la loro scuola, il loro centro sociale. Questo portico si apre sulla piazza ed è formato da 9 campate cubiche, perfettamente regolari, chiuse da volta a vela. Ricordiamo che la campata è lo spazio compreso tra i 4 pilastri sorreggenti la volta oppure tra i 2 elementi di sostegno di un'arcata. Qui la novità consiste nelle proporzioni, nella semplicità e linearità geometrica delle forme e nel rapporto tra le varie parti e il tutto, che genera unità e armonia. La misura della corda degli archi è uguale all'altezza delle colonne e alla profondità, e il diametro delle colonne, a fusto liscio, è proporzionato sul corpo umano. Inoltre abbiamo un contrasto netto tra la superficie piena della parete superiore e il vuoto del porticato sottostante. Nella parte piena superiore ci sono delle finestre timpanate che sono in asse con l'asse mediano degli archi sottostanti. Sopra gli archi ci sono dei tondi in terracotta invetriata a fondo azzurro, con figure bianche di neonati a ricordare la funzione dell'edificio. La terracotta invetriata, o maiolica, era una tecnica antica, diffusasi tramite l'espansione araba. Nel 400 venne recuperata e riproposta dallo scultore Luca della Robbia, che ne fece una sua specialità. Ma ci ritorneremo quando parleremo appunto di Luca della Robbia. Queste dell'Ospedale degli Innocenti sono state realizzate più tardi dal nipote Andrea della Robbia. Nel 1418 Giovanni de' Medici affidò a Brunelleschi il progetto per l'ampliamento della chiesa di San Lorenzo, committenza che più tardi passò a Cosimo de' Medici. La chiesa è divisa in 3 navate e ha una copertura piana al centro, mentre le navatelle sono coperte con volte a vela. La divisione in navate avviene per mezzo di ampi archi a tutto sesto su colonne. Arcate minori inquadrano le cappelle laterali, che sono sopraelevate rispetto al piano della chiesa. Brunelleschi concepisce l'edificio con prospettiva lineare. Infatti, la successione e la progressiva riduzione delle arcate e dei vani fa sì che l'osservatore, posto al centro della chiesa, abbia un'illusoria sensazione di maggiore profondità spaziale.
Nel 1428 Brunelleschi terminò la sacrestia di San Lorenzo, detta poi Vecchia, per distinguerla da quella che in seguito realizzò Michelangelo. Si tratta di un semplice vano cubico con cupola emisferica a 12 spicchi, raccordata da pennacchi, che sono elementi architettonici a forma di triangolo sferico che raccordano la pianta quadrata di un edificio e la base circolare della cupola. Il vano in cui è chiuso l'altare è anch'esso coperto da una cupola più piccola. Le pareti, i pennacchi e la cupola sono delimitati o spartiti dalle membrature grigie che dividono le ampie superfici chiare in spazi corrispondenti a figure geometriche regolari, rettangoli o semicerchi. Abbiamo anche membrature di disegno classico, come le lesene corinzie scanalate e le trabeazioni con fregio. Un analogo schema Brunelleschi lo impiegò nella cappella eretta per la famiglia Pazzi, nel chiostro di Santa Croce, tra il 1430 e il 1444, è rimasta incompiuta nella fronte del portico antistante. Pazzi è il nome di una famiglia fiorentina che cominciò ad avere importanza nel XIII secolo. Questa famiglia basò la sua fortuna prima su ingenti possedimenti di beni immobili, poi sull'attività bancaria. Furono prima alleati dei Medici, con i quali erano anche legati da legami di parentela, poi nemici. L'inimicizia culminò nella celebre congiura dei Pazzi del marzo 1478. I Pazzi, alleati con la famiglia Salviati, assalirono Lorenzo e Giuliano de' Medici in Santa Maria del Fiore dopo la messa. Giuliano rimase ucciso, Lorenzo fu solo ferito. La congiura era fallita e i Pazzi subirono pesanti conseguenze. Tra condanne a morte, esili e confische, essi persero definitivamente il ruolo politico e finanziario che avevano raggiunto. Tornando alla cappella, essa ha una pianta rettangolare ed è distinta in un vano centrale quadrato, coperto da una calotta emisferica, e in due ali laterali coperte da volte a botte ornate da lacunari, cioè i cassettoni, motivi decorativi di forma quadrata o poligonale a incassi semplici o multipli. La parete di fondo si apre per mezzo di un'arcata su una cappellina che ripete la forma del vano centrale. All'arco di questa cappellina corrispondono, sulle altre pareti, finte arcate. Il portico fu proseguito dopo la morte di Brunelleschi, forse dal suo allievo Michelozzo, ma comunque non secondo l'originale disegno, ed è rimasto incompiuto perché manca il frontone che era previsto. È formato da un arco centrale che inquadra il portale rettangolare della cappella ed è fiancheggiato da colonne che reggono un architrave e inquadrano sul fondo le corrispondenti finestre ad arco. L'interno, come si può notare, somiglia molto alla sacrestia vecchia. Anche qui troviamo le pareti spartite da queste membrature grigie, le stesse decorazioni classiche. Da notare sono i tondi in terracotta invetriata. Quelli con gli apostoli sono opera di Luca della Robbia, invece i quattro tondi nei pennacchi angolari sotto la cupola, che rappresentano gli evangelisti, sono stati forse realizzati nel disegno dallo stesso Brunelleschi. Due anni prima di morire, Brunelleschi iniziò la ricostruzione della chiesa di Santo Spirito, portata a termine da altri e con alcune varianti. È forse la sua opera più classica, per il rigore compositivo della pianta, per la combinazione dello schema longitudinale con quello centrale. Se guardate la pianta, noterete che i bracci del transetto sono uguali all'abside rettangolare. Le campate sono di altezza doppia alla larghezza e c'è un rapporto proporzionale tra le varie parti, quindi è regolata da una rigorosa metrica matematica. La croce latina è stata parzialmente contaminata dagli interventi successivi. Il muro continuo ha annullato l'effetto di morbidezza e avvolgimento che Brunelleschi aveva delegato alle cappelle esterne rispetto allo spazio cruciforme chiuso. Inoltre, questo muro continuo, arrivando in facciata, ha fatto sparire le parti murarie curvilinee tangenti alla facciata stessa, che fungevano da diaframma per l'ingresso progettato a quattro porte, poi divenute tre. Brunelleschi ebbe enorme influenza sull'architettura del Rinascimento, ma pochi furono i suoi diretti allievi. Per oggi finiamo qui, la prossima volta vedremo le due grandi personalità di Donatello e Masaccio.